Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi torno finalmente a farvi un po' di recensioni. È davvero da praticamente l'apertura del canale che non ne faccio più. Colgo l'occasione perché, insomma, nel wrap-up sto facendo veramente un po' fatica a condensare tutte le recensioni di tutti i libri, anche perché io sono prolissima, ma questo penso lo abbiate capito. Quindi oggi iniziamo con una recensione in pillole perché sarà breve. Vi parlo di un libro che mi è stato inviato direttamente dall'autore, ma che, come sapete, e premetto subito, non ha influenzato in alcun modo quella che sarà poi la mia analisi di tutto il libro, e stiamo parlando di Faccio salti altissimi di Jacopo Melio. Volevo leggere questo libro in realtà non tanto perché fa parte delle mie solite letture, ma perché sicuramente parlava di diversità. Visto che immagino che se seguite il canale da un po' avete già bene in mente che io cerco di dare più spazio possibile alla diversità, mi sembrava un'ottima occasione per parlare di disabilità e di forse sfatare qualche mito attorno a questa cosa, di cui tutti hanno davvero in testa tantissimi tabù. Come sempre, prima di iniziare i miei video, vi faccio le mie solite premesse. Se il canale vi piace, quello che propongo vi interessa e volete supportarmi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati appena esce il mio video. E se per i vostri acquisti su Amazon utilizzate il link che vi metto giù nell'info box, io ricevo una piccola percentuale che mi aiuta a portare avanti il canale. Le premesse sono finite, passiamo alla recensione. Faccio salti altissimi è il romanzo di Jacopo Melio, che forse è una figura che conoscerete se qualche anno fa avete avuto a che fare o avete sentito tra le varie notizie di giornale della grande battaglia del voglio prendere il treno, hashtag voglio prendere il treno, poi magari ve lo scrivo giù. E da news è diventata una onlus questa associazione, perché il problema è che è difficile in tantissimi punti d'Italia riuscire ad accedere ai mezzi di trasporto pubblici, soprattutto ai treni, per chi è disabile, perché ci sono barriere architettoniche, non ci sono persone in grado di, non ci sono persone neanche preparate per aiutare le persone disabili a poter accedere a tutti i servizi, e questo chiaramente per chi è pendolare, perché anche le persone disabili possono essere pendolari, credo sia davvero un problema insormontabile. E poi mi ricordo davvero tanto del clamore mediatico che suscitò la vicenda. Quindi ho accettato ben volentieri di parlare di questo secondo romanzo di Jacopo, perché ce n'è già stato uno in precedenza, se non erro, che si chiama Faccio salti altissimi. Diciamo che potremmo considerarla anche un po' una biografia di Jacopo, anche se in realtà più che una biografia è un racconto episodico. Infatti Jacopo, invece che scrivere una biografia nel senso un po' più classico del termine, quindi dove gli eventi sono molto dettagliati in ordine cronologico, perché fondamentalmente Jacopo ha 25 anni, quindi è veramente molto giovane, Jacopo ha scelto invece di affidarsi a degli episodi della propria vita per parlare di alcune tematiche che spaziano davvero tantissimo. E ogni episodio mi è sembrato proprio rappresentare, al di là del tema, anche il raggiungimento o di una nuova consapevolezza, oppure anche solo l'affermazione di una piccola conquista. Insomma, un po' un memoir molto light che però affronta diverse tematiche proprio partendo da ragioni biografiche. E vi dico subito questa cosa: io ho fatto molta fatica a farmi piacere lo stile. Lo stile non mi piace, non è proprio qualcosa che fa per me, non perché ci sia qualcosa di sbagliato, perché in realtà è uno stile molto colloquiale, infarcito di battute, il libro è veramente molto scorrevole e l'ho trovato da un lato azzeccatissimo perché è uno stile molto diretto. Come autore, no, è riuscito a non girare troppo attorno ai concetti, è uno che dice le cose abbastanza come stanno e anzi ci scherza spesso sopra per sdrammatizzare un po' il momento. Credo che lo scopo, e mi è parso molto chiaro anche l'utilizzo di questo stile per parlare di certe cose, sia proprio volutamente impostato così perché si vogliono sfatare davvero moltissimi preconcetti sulla disabilità. Credo che lo scopo di questo libro in generale, al di là del ripercorrere quello che è stato il passato e la difficoltà anche magari della convivenza quotidiana con la disabilità, ma fosse soprattutto esattamente il contrario, cioè come
come una vita più che ordinaria sia possibile per tutti, e cancellando dalla mente di chi legge, anche solo per 5 minuti, una serie di preconcetti sulla disabilità, anche per restituire un'immagine al lettore di una persona disabile, che fondamentalmente è prima di tutto una persona, non solo un disabile, che non è quel tipo di rappresentazione, quel tipo di storia che vuole mostrare un disabile depresso, sempre chiuso in casa e dipendente da qualcun altro. Ovviamente con le dovute eccezioni, non è così in tantissimi casi, anzi forse nella maggioranza. Adesso non ho i dati alla mano, quindi non vi posso dare dati certi, ma mi restituisce un'immagine che già io avevo della disabilità, perché fondamentalmente non credo che disabilità uguale depressione, è molto un preconcetto che tantissimi hanno. Mi è piaciuto come tramite lo stile, che ripeto, a me lo stile non ha fatto impazzire, mi è piaciuto come tramite questo stile si sia voluto invece rappresentare con leggerezza, con ironia e con grande semplicità invece proprio il quotidiano, quindi le azioni come leggere, scrivere, come appassionarsi a qualcosa, come lavorare, come innamorarsi, anche le cose tipo andare in ospedale, vivere il quotidiano delle visite, il rapporto con i medici. E lo scopo è sempre quello, far vedere che la disabilità non vuol dire solo e unicamente qualcosa che forse ci siamo costruiti nella nostra mente. Una cosa che a me è piaciuta invece moltissimo in tutto il libro è il concetto di bellezza o il concetto di perfezione, perché lo trovo da un lato una cosa molto personale, dopo vi spiego. In pratica Jacopo dice più volte che c'è Jacopo afferma che c'è soprattutto bellezza nell'imperfezione, e io personalmente sono molto affascinata da questo concetto, perché è una cosa che indago nella mia fotografia, nel mio percorso fotografico. Sono ossessionata da tutto ciò che è imperfetto, e soprattutto ora che viviamo in un'epoca dove, soprattutto grazie a Instagram e ai social visuali o visivi, c'è questa ossessione per la perfezione, nell'apparire praticamente impeccabili, per essere sempre senza una grinza, per vedere tutto molto standardizzato, perché se una cosa non aderisce a determinati canoni, automaticamente non viene nemmeno concepita come bella, oppure non viene neanche calcolata come qualcosa a cui prestare attenzione, e c'è questa sorta di tutto deve sembrare positivissimo, tutto deve sembrare al massimo, non c'è spazio per l'imperfezione, non c'è spazio per l'incrinatura, non c'è spazio per tutto ciò che invece secondo me è affascinante nell'essere umano. Cioè io questa cosa l'ho proprio abbracciata pieno e sono grata a Jacopo per averla espressa, applicato ovviamente alla sua vita, però è una cosa in cui mi ritrovo tantissimo e che mi è piaciuto leggere e rivedermi in queste parole. Penso che alla fine dei conti, al di là del fatto che lo scopo di questo volumetto sia di restituire un'immagine un po' diversa, un po' più quotidiana e un po' più libera da alcuni vincoli e preconcetti, penso che il succo sia sempre che dando gli strumenti, dando la possibilità a un disabile di fare qualsiasi cosa, quindi abbattendo le barriere architettoniche in primis, ma abbattendo anche i preconcetti, la disabilità scompare praticamente, si annulla, perché l'unica barriera viene creata da agenti esterni. Non è solamente dentro la mente di chi è disabile, cioè non diventa più un problema lo spostamento, quindi ci si può spostare, immaginatevi, abbattendo anche solo le barriere architettoniche in stazione e dando la possibilità a tutti i disabili di accedere allo spostamento tramite mezzi pubblici, tramite i treni, eccetera, eccetera, quanto possono vivere molto di più all'esterno. Sono cose basilari, però effettivamente è un concetto che fatichiamo anche solo a assorbire. Penso che sia una cosa da sostenere moltissimo. In più questo è un tema molto controverso in generale, e all'interno del libro io ho apprezzato l'onestà intellettuale dell'autore. Si parla del tema dell'aborto. C'è un momento in cui se ne parla proprio in maniera esplicita, con una consapevolezza che io ho apprezzato moltissimo. In primis come essere umano, in secondo luogo come donna. Si parla di un diritto sacrosanto, soprattutto se hai poco più di 20 anni, perché quando Jacopo nasce i suoi genitori hanno davvero poco più di 20 anni, si trovano a fronteggiare una malattia rarissima come quella di cui soffre lui, che credo si chiami sindrome di Escobar, ma non vorrei dirvi delle sciocchezze, e proprio lui descrive questa cosa come: e ti trovi la tua vita rigirata come un calzino dall'oggi al domani. E lo trovo di un esempio molto calzante. Calzino, calzante, no,
Vabbè, perché mettere al mondo un figlio con una disabilità grave è difficile, non ci si può girare attorno, soprattutto quando si è molto giovani. Già in un'età molto più adulta e molto più matura sicuramente è complesso, ma immaginatevi a 20 anni quanto possa essere complesso e quanto ci siano tante cose da tenere a mente. A me è piaciuto il fatto che Jacopo abbia detto che non ci si deve tanto girare intorno, cioè non tutti si sentono preparati, non tutti si sentono pronti e non tutti sono capaci di farlo. Questa è un'ultima considerazione che io ho apprezzato molto di questo libro. In generale sono degli episodi molto brevi, è un libro veramente molto breve, quindi lo leggete davvero in un fiato, perché si fa leggere veramente come un girapagina molto veloce. E io gli ho dato 3 stelline su 5, non è sicuramente il libro della mia vita, non è un libro che magari avrei scelto da sola se non mi fosse stato consigliato direttamente, però è un libro che ho avuto il piacere di leggerlo. Come vi ho detto, lo stile forse è il punto più debole. L'altro punto debole, e ve lo dico sinceramente, è il prezzo. Avrei mai speso 18 euro per un libro di 165 pagine? Probabilmente mai, ve lo dico sinceramente, perché è quello che sto facendo qua sul mio canale, fondamentalmente il mio canale è il mio regno, però devo dire che l'ho trovato estremamente interessante. Se ne realizzassero una versione in copertina flessibile, con un prezzo decisamente dimezzato, direi di assolutamente andarlo a comprare, perché è una buona lettura ed è molto interessante, anche solo per avere uno sguardo sulla disabilità che difficilmente si riesce a avere in letteratura. E sono contenta anche che si stia cercando di dare molto spazio sia alle disabilità che anche alle malattie rare, alle malattie gravi, e capire che cosa significa vivere con questo tipo di patologie, perché è veramente, penso, complessissimo dal punto di vista umano. Dall'altro lato riusciamo anche ad infrangere molti tabù legati proprio alla disabilità. Questo libro secondo me fa il suo dovere, mi ha fatto piacere riceverlo e mi ha fatto piacere parlarvene qui. Quindi questa spero venga una recensione veramente in pillole. Detto ciò, fatemi sapere se vi ho incuriosito, se avete anche altri suggerimenti invece sui libri sulla disabilità, perché sarei molto contenta di approfondire l'argomento, anche se in realtà per la mia Diversity Challenge 2018 il mese della disabilità sarà agosto. Spero che il video vi sia piaciuto e che questa recensione abbia fatto il suo dovere. Noi direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!